Cerca di Aversa. Questo è il gruppo musicale Nuova Pentecoste, ma siamo qui questa sera per incontrare la città di Aversa, per avere un dialogo aperto, un dialogo certo con musica e con testimonianze, ma principalmente con la parola di Dio. Non amiamo noi comparire, presentarci, amiamo piuttosto far emergere, salire, innalzare il nostro Dio che tanto ha fatto per le anime nostre. Alleluia! Bene, allora la musica continuerà proponendoci dei canti che sono l'espressione ancora, sono delle canzoni spirituali, che sono l'espressione ancora di una fede, di un contatto che l'uomo riesce ad avere con Dio. Noi attraverso questi canti abbiamo, sì, nei manifesti avete letto, è un concerto gospel, sentirete una musica evangelica, perché gospel in inglese vuol significare proprio evangelo, è un tipo di musica che è diversa da tutti gli altri tipi di musica. Perché? Perché non ha un fine commerciale, perché non ha lo scopo di dare successo ad un uomo o ad un gruppo, ma lo scopo di avvicinare gli uomini a Dio. E questo è un genere di musica che si canta col cuore, ancor prima di cantarlo con la propria voce, e in questo modo io desidero che voi possiate ascoltarla ed anche cantare insieme a noi questi canti. Aspettavo il suo ritorno, dell'ora tanto tempo è passato che quasi lo dimenticavo, però stasera sono qui a darti tutto ciò di me. Ho fatto sempre a modo mio, però stavolta mi ritrovo fermo qui, fermo ad ascoltare la tua voce forte dentro me, che dolcemente mi chiama a te. Sono lontano da te, a chi rivolgerò tutti i problemi miei, a chi racconterò le mie difficoltà. E se il mondo mi odierà, so che non mi importerà, anzi mi rallegrerò, perché tu sarai con me. E se il mondo mi odierà, so che non mi importerà, anzi mi rallegrerò, perché tu
se il mondo odierà, so che non mi odierà, anzi mi rallegrerò, perché tu sarai con me, e se il mondo mi odierà, so che non mi importerà, anzi mi
Vogliamo alzarci tutti quanti e continuiamo ad adorare il Signore in questo momento sulle note di questo canto. Io credo che non dobbiamo vergognarci di trovarci qui in questa piazza questa sera. Non dobbiamo vergognarci di adorare il Signore, perché la sua parola è chiara. Egli lasciò detto ai suoi discepoli: dove due o più persone si raduneranno nel mio nome, io sarò lì presente in mezzo di loro. Quanti credono che Gesù è presente in questo momento? E allora con le nostre mani alzate adoriamo il Signore, perché noi, Padre d'amore, vogliamo offrirti la nostra vita questa sera, vogliamo offrirti la nostra lode, vogliamo offrirti il nostro canto, il nostro ringraziamento, perché tu sei il Signore. Questa città è nelle tue mani questa sera. Lo Spirito tuo prende il controllo di questa città. Aversa ti appartiene, Signore. Il diavolo questa sera sta tremando, perché gli angeli tuoi stanno facendo festa nel cielo e noi qui in questo luogo. Signore, si apre il cielo questa sera sopra di noi. Appaia la tua gloria, scenda la tua nuvola. Signore, manda un incendio spirituale. Oh Signore, vogliamo vedere la tua gloria nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia! Per adorarti siamo qui, per dirti che tu, Signore, meriti la nostra lode, per dirti che tu sei santo, che tu sei buono, che noi senza di te siamo persi, siamo disorientati, ma questa sera ti sentiamo qui vicino a noi, sentiamo l'ombra tua che ci copre, sentiamo un bagno, un battesimo di amore, Signore, e vogliamo presentarti le persone che si stanno chiedendo che cosa sta accadendo, cosa sta succedendo. Quelle persone presentiamo a te, Padre, quei cuori, affinché il tuo Spirito li tocchi, affinché in questo momento i loro cuori si arrendano, così come noi siamo arresi a te. Benedicili nel nome di Gesù. Alleluia. Per adorarti, Signor, per adorarti, Signor. Thank you.
noi andremo a vedere il re, non si piangerà, noi andremo a vedere il re, non si piangerà, noi andremo a vedere il re. Alleluia, alleluia. Desidero che anche voi possiate suonare, poiché non avete gli strumenti, potete usare lo strumento personale. Amen. Tutti insieme con le mani possiamo gioire e ancora lodare il Signore. È qualcosa scritto nella parola di Dio, noi lo troviamo scritto nella Bibbia, che la parola di Dio dice: battete a palme, o popolo, battete le mani affinché le lodi possano salire in alto nel cospetto dell'Eterno. Alleluia. Pronti? Forte, perché non si sente molto presto. Molto presto. Non si sente forte. Andremo a vedere il re. Presto, molto presto. Noi andremo a vedere il re. Presto, molto presto. Noi andremo a vedere il re. E alleluia, alleluia. Noi andremo a vedere. Solo le mani adesso, senza le voci, forza! Alleluia! E non soltanto le mani possono lodare il Signore, anche gli strumenti. Diciamo: Stefano, loda il Signore con la tua tastiera, amen! Alleluia! Giuseppe con la chitarra, amen. Signore, con tutti gli strumenti, amen, con ogni genere, con il fiato, con le mani, con la batteria, la chitarra, le voci, alleluia, tutto ciò che ha fiato o che ha vita, lodi l'Eterno. Presto, molto presto, noi andremo a vedere.
Sì, ci saranno fiumi da passare e delle montagne da scalare, ma Gesù ci darà forza per attraversare i fiumi e le montagne da scalare. Ho davanti a me alcuni versi della parola nell'Evangelo di San Luca. Esattamente si tratta del capitolo 12. Evangelo di San Luca, capitolo 12. Leggeremo pochi versi. Non so se questo primo messaggio che abbiamo qui in Aversa e questa sera è diretto a coloro che non conoscono il Signore o di più è diretto a coloro che già lo conoscono e lo servono. Ma se vuoi giudicare, a Dio appartiene l'onore e la gloria. E leggeremo dal verso 4, capitolo 12. Or dico a voi, amici miei, non temete coloro che uccidono il corpo, ma dopo questo non possono far niente di più. Io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, vi dico, temete lui. Cinque passeri non si vendono forse per due soldi, eppure neanche uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anzi, persino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Or io vi dico, chiunque mi riconosce davanti agli uomini, anche il figliuol dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. E chiunque parlerà contro il figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi bestemmerà contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. Quando poi vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa rispondere a vostra difesa o di quel che dovrete dire, perché lo Spirito Santo in quello stesso momento vi insegnerà ciò che dovete dire. Gloria al nome del Signore. Credo che dal testo e dal passaggio biblico che abbiamo appena esaminato possiamo comprendere allora chi vi ha detto questo messaggio. E c'è tanto timore oggi, c'è tanta paura. Tanti hanno paura di questo, tanti hanno paura di quello. E c'è ancora una paura più sottile, c'è la paura del compromesso, c'è la paura di andare a Gesù, c'è la paura che viene chiamata vergogna, ma in sostanza è una paura di compromettersi col mondo, con le persone che si conoscono, con quelli che sono più in alto. E nella Bibbia abbiamo tanti esempi, particolarmente negli Evangeli. Chi non ricorderà per esempio un dottore della legge, il cui nome era Nicodemo. Quest'uomo era un uomo ben visto nella società, soprattutto conosciuto e apprezzato, aveva una certa autorità, una certa posizione sociale, religiosa, e che voleva difendere, ma il suo cuore gli parlava di voler incontrare Gesù Cristo, di volerlo conoscere, di avere con lui un rapporto più intimo. E cosa fece quest'uomo? Andò a Gesù di notte e, approfittando delle tenebre, che in quel tempo certamente le strade non erano illuminate, egli si portò di notte e andò dal maestro, e poi si fece portavoce anche di quelli che non avevano avuto il coraggio di andarci, e disse: maestro, noi sappiamo che tu sei un uomo venuto da Dio. Alleluia. Nicodemo, o di notte o di giorno, l'importante è che andò a Gesù.
ma quando conobbe Gesù non ebbe più timore di nessuno, e lo vediamo proprio nella crocifissione, lo vediamo negli ultimi momenti del ministero terreno del Maestro, che Nicodemo esce allo scoperto, perché non ha più paura dei compromessi, non ha da compromettersi con nessuno, e la parola di Dio parla chiaro questa sera: chi si vergognerà del figliuolo dell'uomo, chi si vergognerà di Gesù Cristo, ancora egli si vergognerà di costui o di costei davanti agli angeli di Dio. Io non mi vergogno, diceva Paolo, dell'Evangelo di Gesù Cristo, perché esso è grazia, alleluia, è potenza. Noi non ci vergogniamo, io non mi vergogno. Molti, quando sentono parlare di fede, oh, c'è qualche cosa che li blocca, c'è qualche cosa che li mantiene in agitazione, non vogliono apparire. Ma c'è una bella differenza da essere bigotti a essere uomini di fede, uomini che hanno realizzato il Cristo vivente. È ben diverso da professare qualche cosa per mestiere che da una fede viva, sincera, che viene per un unico scopo: innalzare il nome di Dio in Cristo Gesù, il Signore, alleluia. È la ragione per cui siamo qua. Non avremo carriere da fare, non abbiamo promozioni da ricevere, ma abbiamo un dovere che viene dal profondo del cuore, da una gratitudine, una riconoscenza verso Dio che ha manifestato Gesù Cristo quale personale salvatore nella mia vita, nella vita di tanti che sono qui, e lo vuole fare ancora per altri. Questo Gesù vivente. Non c'è una croce, non abbiamo una croce su questo podio questa sera. Ma perché non c'è questa croce? Perché Gesù è sceso dalla croce. Noi predichiamo non il Cristo in croce, predichiamo Gesù risuscitato, Gesù vivente, colui che in questo momento in spirito e verità, come diceva prima Michele, è qui nel mezzo di noi. Alleluia! Re della gloria. Chi avrà vergogna di me? Io avrò vergogna di lui. Bisogna vergognarsi delle cattive azioni, bisognerebbe vergognarsi di tante cose. E poco fa, venendo in questo luogo acconcio, e seppur in questo periodo un po' abbandonato, molti hanno dovuto raccattare tante, tante siringhe di droga, di drogati, in questo luogo. E io chiedevo questo: Signor Gesù, tu puoi ancora provvedere, tu puoi ancora sanare questa piaga, ancora in questa città, ancora in questi luoghi. Solo Gesù può fare queste cose, il Gesù vivente, quel Gesù che noi predichiamo, vi annunziamo, quel Gesù della gloria. Lui può fare ogni cosa. Io lo credo con tutto il mio cuore, e tanti di voi lo credete. Sia benedetto il nome del Signore. Che staremo a vergognarci? Non abbiamo da vergognarci niente, non abbiamo da nascondere niente. Eravamo uomini nel peccato, eravamo uomini come gli altri, ma oggi per grazia il Signore ci ha fatto dei suoi figliuoli e siamo annunciatori dell'Evangelo, della buona notizia. E questa buona notizia arriva ancora a questa piazza e possa echeggiare in ogni cuore che Gesù ancora è colui che salva, Gesù è colui che ancora perdona, Gesù è colui che ha preparato un regno eterno, Gesù è colui che guarisce, che libera dalla droga, che libera dalla delinquenza, e che di Aversa ne può fare una città completamente nuova. Questo è il desiderio del nostro cuore. E non solo il desiderio, la nostra preghiera sincera a Dio, non fatta di monosillabi, ma fatta di una parola che agisce nei nostri cuori. Alleluia. Amen. Sia benedetto il nome del Signore. E certamente oggi ringraziamo Dio per questa opportunità, per la libertà di poter manifestare questo Evangelo in una maniera esplicita, di poterla predicare senza nessun pelo sulla lingua. Non abbiamo da polemizzare con nessuno, abbiamo innalzare il Gesù della Bibbia. L'unico vero Gesù è il Gesù della Bibbia, la parola fatta carne, Gesù Cristo il Signore. E abbiamo questo grande privilegio di poterlo fare, e che ci siano degli orecchi da udire, e chi ha orecchi da udire oda ciò che lo Spirito Santo dice. Alleluia, attraverso questa parola. Siamo realmente grati a Dio, e sappiamo per certo che la parola di Dio è qualcosa che non ritorna mai a vuoto. La parola del Signore troverà dei cuori che si chiedono, si sono chiesti da tanto tempo, non hanno una via d'uscita, non hanno una via di scampo, sono chiusi, sono stanchi, non hanno altro che difficoltà davanti a loro. Voglio dirvi questa sera, questa luce che illumina noi illuminerà ancora voi. Alleluia, se lo volete. Il Signore penetrerà, il Signore spezzerà ogni catena. Il sangue di Gesù è quello che ci purga, ci purifica da ogni peccato. Sia benedetto il nome del Signore. Siamo gli annunciatori di una nuova religione? No, dell'antica religione, dell'antica fede, quella
fede cristiana che non ha mai fermato di esistere. Quella fede è vera, reale, non è fatto, e non è fatto di parole e di parole zuccherinose o saccarinose, ma di una parola viva che arriva direttamente al cuore. Quella parola che è come un martello, è come una spada a due tagli che penetra ancora fino alla divisione dell'osso col midollo. Alleluia! Gloria al nome del Signore. E quanto a noi, noi lo faremo, continueremo a farlo. Imperterriti, niente, nulla ci bloccherà, nulla ci fermerà. La predicazione dell'Evangelo non è stata mai arrestata, e basta che noi guardiamo un pochettino i tempi della persecuzione romana e quanti cristiani hanno preferito dare la loro vita in pasto alle belve, essere oggetto di pubblico spettacolo, ma non hanno mai tradito quella fede e quel nome che ha dato un vero scopo alla propria esistenza. E quanto a me e quanto a noi, niente, nulla ci separerà dal predicare la parola di Dio, dall'amore di Dio in Cristo Gesù, il Signore. Alleluia! Sia benedetto il nome dell'Eterno. Noi abbiamo avuto questo mandato, questo compito. Qualcuno dirà: chi te l'ha dato? Non me l'ha dato un superuomo, non me l'ha dato un graduato, me l'ha dato Gesù Cristo in persona, me l'ha dato mediante lo Spirito Santo quando raccolse la mia vita in giovane età, quando come tanti giovani che non sanno che fare e che non sanno a chi credere, anch'io cercavo e cercavo annaspando di reggermi su una religione inculcatemi, ma senza una fede reale. Ebbene, proprio in quell'occasione Gesù mi cercò e mi trovò e cambiò la mia vita, la mia esistenza. All'età poco più di 16 anni il Signore Gesù si fece incontrare da me e io ho conosciuto il Dio vivente, e da allora gli ho promesso una fedeltà che arriverà fino alla fine. Anche voi, molti di voi avete promesso questa fedeltà, non è vero? Quanti di voi avete promesso al Signore fedeltà? Fedeltà significa essergli fedeli fino alla fine, significa non avere compromessi col mondo, significa non aver vergogna di Lui, significa poter dimostrare agli uomini che noi siamo dei cristiani. Alleluia! Gloria al nome del Signore. E cristiano non è un'etichetta che viene appiccicata nel momento stesso della nascita. Cristiano non si nasce, cristiano si diventa quando? Quando si è in grado di poter ricevere la parola di Dio e accettare personalmente Gesù Cristo quale proprio personale Signore e Salvatore. Alleluia! Signore, fa tanti cristiani in questo momento, tanti cristiani. Vogliamo vedere questa città e non solo questa città, e vogliamo ancora che il Signore benedica tutti gli amici che ancora, se ancora seguiranno il programma televisivo, tutti quelli che hanno un cuore disposto, tutti quelli che credono di avere una buona etichetta, una buona religione. Tu hai bisogno della vera fede, non di una buona etichetta, non di una buona religione, non soltanto di una buona famiglia. Hai bisogno di ricevere Gesù Cristo nel tuo cuore, nella tua vita. E di questa sera dice ancora un verso che leggiamo nell'Apocalisse: io sono alla porta del tuo cuore e picchio. Io sono alla porta del tuo cuore e picchio. Se tu apri, se tu apri. È tutto condizionato a questo se, a questa predisposizione, a questa volontà personale. E quanti in questo momento hanno bisogno realmente di Gesù? E quelli che dicono di non averne bisogno, ti dico, tu hai bisogno più degli altri. Tutti abbiamo bisogno del Signore, tutti abbiamo bisogno di Dio, tutti abbiamo bisogno di Gesù Cristo. E se realmente riconosci di averne bisogno, devi soltanto aprire la porta del tuo cuore. Come? Cominciando ad aprire le tue labbra, la tua bocca, e cominciando a invitarlo a dire: Signore, entra nel mio spirito, nel mio cuore. Signore, opera nella mia vita. Signore, fai quello che vuoi fare, quello che hai stabilito di fare, quello che hai deciso di fare. Signore, rivelati a me. Signore, io voglio realizzarti in una maniera diversa. E quanti dicono: ma questa è fantasia, questa è illusione, Dio è lontano, è tanto lontano. Non è lontano, è vicino. Come è vicino il Signore? Come è vicino? Vorremmo che tutti provassero quelle che provano molti in questo momento qui. Provare questa presenza intima, meravigliosa, a volte anche silenziosa. Questa presenza che dà gioia di vita, che ti fa realizzare pace profonda nel cuore, che ti dà un sapore, un vero sapore alla propria vita. Che il Signore ci benedica tutti. Alleluia! E il Signore benedica coloro che sono ben disposti verso la sua parola.
Satana non vorrebbe che noi predicassimo questa parola. Satana è disturbato perché la parola di Dio è quella che genera la fede. La fede viene dall'udire e l'udire udito viene dalla parola di Dio. È questa parola che agisce, è questa parola che dà la vera fede, è questa parola che fa vedere le montagne spostare, è questa parola che ci fa realizzare la perfetta volontà di Dio, quello che Dio desidera. E Dio ama tutti gli uomini, questo possiamo dirlo a tutti, questo è un messaggio glorioso e meraviglioso. E Dio ha tanto amato il mondo, è scritto, che ha dato il suo unigenito figliuolo, Gesù Cristo, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Non ci sono figliuoli di serie A, non ci sono figliuoli di serie B, neanche di serie C. Tutte le creature che amano e desiderano diventare figliuoli di Dio, basta aprire il cuore e accettare l'amore di Dio, e questo amore gli farà figliuoli e figliuole dell'Onnipotente. Sia benedetto il Signore. Alleluia. Noi non ci fermeremo in questo. Oggi abbiamo libertà e lo faremo. Ma se non ci fosse libertà, noi continueremo a predicare questa parola. Noi non predichiamo contro gli uomini né per gli uomini. Non abbiamo nessun interesse in questo genere. Il nostro interesse è che dalle mani di Satana siano strappati milioni e milioni di individui e che vengano alla conoscenza della grazia del Signore per vivere una vita di pulizia spirituale e di santità, per la gloria di Dio e l'avanzamento del suo regno. Sia benedetto il nome dell'Eterno. Questo è lo scopo. Oh, verrà anche il tempo forse che saremo limitati, come lo furono altri nostri fratelli nel periodo, diciamo, poco prima della Seconda Guerra Mondiale e subito dopo. Un periodo in cui non era concesso poter esprimere la parola di Dio, ancora pubblicandola in chiese o in piazze. Ma oggi, grazie al Signore, ci ha dato questa libertà. E ribadisco, ripeto, se un giorno ci fosse tolta, noi continueremo a farlo, perché non potremo mai trasgredire Dio, mai, assolutamente, perché la nostra vita gli appartiene. Sia benedetto il nome del Signore. E non ci preoccuperemo nemmeno di dire quello che dobbiamo dire. E anche quello che vi sto dicendo non ho pensato quello che dovevo dirvi, perché abbiamo la certezza della guida dello Spirito Santo, che conosce i bisogni, conosce le parole che devono essere usate. E ancora in questo momento, forse probabilmente per molti è un messaggio scontato, per tanti è una parola conosciuta, ma sono certo che questa parola è indirizzata a certi cuori, perché così ha stabilito il Dio, così ha stabilito lo Spirito del Signore, che questa parola agisca nel tuo cuore, che ancora ti possa essere per te un momento di interessamento della parola di Dio, di voler vedere, di voler leggere, constatare. Ricordo i cristiani di Berea, una delle primitive chiese, che andavano a consultare, leggevano le scritture e controllavano quello che gli apostoli predicavano, andavano a rendersi particolarmente e personalmente testimoni di ciò che si diceva. Ebbene, prendete la vostra Bibbia nelle mani, chi non ce l'ha si trova da tutte le parti, una parte di essa possiamo anche offrirla noi, un evangelino potremmo offrirlo anche noi, ma prendete la vostra Bibbia, leggetela con amore, leggetela come parola di Dio, e questa parola trasformerà la vostra esistenza, e il Gesù vivente dimorerà nella vostra vita, e i vostri problemi saranno risolti, e quelli che sembrano insolubili saranno più solubili degli altri. Ricevete il Signore Gesù, ricevete la parola di Dio, chiedete prima il regno, e lo dice la sua parola, il regno e la giustizia di Dio, e le altre cose vi saranno donate in sovraggiunta. Questa è parola di Dio. Noi non ci preoccuperemo, e neanche voi, voi che siete cristiani, voi che avete ricevuto, non vi vergognate del Signore. E se un giorno saremo nei tribunali, nei concistori, ovunque ci porteranno, non dovremo nemmeno pensare in nostra difesa cosa dovremmo dire, come hanno fatto i cristiani che ci hanno preceduto. Sarà lo Spirito Santo a parlare al posto nostro, a suggerirci le parole giuste. Lo credete voi? Lo credete voi? Sia glorificato il nome dell'Eterno. Alleluia. E io ne ho fatto una regola della mia vita e continuerò a farne. Non mi vergognerò dell'Evangelo. Prima dovevo vergognarmi per tante azioni e per tante cose che sembrano normali all'umanità, ma che non piacciono a Dio. C'è da vergognarsi delle cose che Dio non gradisce, che Dio non piace. E nelle nostre zone c'è purtroppo un'abitudine un po' bruttina. Permettetemi di dirvi che vivo da tanti anni in queste zone.
quando un cristiano lascia o la delinquenza o lascia un modo di vivere sbagliato, i propri genitori, i parenti cominciano a preoccuparsi, dicono che è svanito, la sua mente ha fatto cilecca, non si comporta bene perché è troppo una persona per bene, è troppo pulito. Io spero che stasera, da questa sera, che ci sia un'opera nuova nelle nostre zone, tristemente famose per tante cose, che possiamo avere un privato da Dio, un primato glorioso, che un potente risveglio nasca proprio da questa città, dalla Chiesa che è in questa città, ma ancora da questa città un risveglio potente di Spirito Santo che possa scuotere tutta la nostra zona, la nostra città e ancora tutta l'Italia. Alleluia al nome del Signore. Noi questo stiamo aspettando, vero? Fratelli miei, amici miei, stiamo aspettando questo nel Signore e sappiamo che il Signore opererà. Oh sì, stasera è un messaggio tutto particolare. Avremmo potuto parlare di miracoli, avremmo potuto parlare di guarigioni. No, questa sera è un messaggio che deve preparare probabilmente i nostri cuori ad affrontare ogni difficoltà nel nome di Gesù. Siamo pronti a farlo? E anche voi che ci seguite per televisione e chiamate il Signore, siete veri cristiani? Siete cristiani usciti allo scoperto o siete cristiani nascosti? Il Signore vuole i cristiani che dicono: io sono un cristiano, che non si nascondono. E noi ci salutiamo con un saluto che molte volte la gente rimane stupita, perché ci salutiamo col più bel saluto che esiste. Quando ci salutiamo diciamo pace, pace. E non c'è bisogno di aggiungere il bene, perché quando c'è la pace c'è tutto. Gesù Cristo è il principe della pace. Alleluia al nome del Signore. È un messaggio di incoraggiamento. Sento da parte di Dio una parola di esortazione a essere cristiani forti nel Signore, cristiani che si fanno conoscere perché siamo testimoni di Gesù Cristo, ripeto, da non confondere con certi altri, siamo testimoni di Gesù Cristo, della sua grazia, del suo amore, della sua parola, della sua misericordia. Alleluia! E vogliamo... e vi invito ad uscire tutti quanti. Oh, ancora domani saremo qui in questo luogo, avremo una prossima riunione, voglio invitare quanti siete qui, portare amici, conoscenti, portateli ad ascoltare la parola di Dio, a realizzare questa comunione santa insieme, a gioire insieme. Questo è il compito di tutti i cristiani. E se c'è qualche cristiano che si è nascosto fino adesso, che a questo momento in poi ricordati che se tu ti vergognerai del Cristo, egli si vergognerà di te. Noi non ci vergogniamo di Cristo, anzi siamo gioiosi di appartenergli, siamo gioiosi di essere suoi discepoli, perché noi siamo suoi discepoli e chiunque è suo discepolo, sapete, prende ogni dì la sua croce in spalla e lo segua. Chiaramente è un cammino un poco tortuoso, un cammino non troppo facile, ma è un cammino glorioso, è un cammino di vita, è un cammino che ci porterà alla vita eterna. In Cristo Gesù, benedetto in eterno. Vogliamo chinare il nostro capo, voglio rivolgere poche parole di preghiera, mentre ancora ci sono ancora delle persone qui. Stasera non faremo appelli, lo faremo domani sera, se a Dio piace, ma in questo momento voglio pregare per tutti i presenti. Io non conosco i nomi, ma Dio vi conosce uno per uno. Voglio pregare ancora per i cristiani deboli, per i cristiani che ancora sono zoppicanti, quei cristiani che non hanno il coraggio di affrontare il mondo e dire: io sono un cristiano vero, autentico, lavato col sangue di Gesù. Voglio pregare proprio per voi in questo momento. Padre Celeste, Padre d'amore, Padre Santo, Padre Giusto, vengo a te nel nome di Gesù. Padre, ancora che questa parola abbia prodotto ancora il suo effetto, tu conosci il perché di questa parola, tu conosci ancora chi è indirizzata questa parola. E da parte mia ti ringrazio, Padre, per avermi dato l'onore di poterla predicare. Padre, ti prego, tocca uno per uno ancora quei cristiani un poco freddi, un poco deboli nella fede, quelli che non hanno il coraggio di dire al mondo: io sono un figliuolo di Dio, io sono una figliuola di Dio, io sono un cristiano nato di nuovo, di acqua e di spirito. Padre, che il tuo spirito in questa sera, in questo momento, possa dare una meravigliosa fresca unzione e possa portare una nota nuova, una nota di valore nella vita di ogni credente. Ti prego, Padre, ancora per questa città di Aversa,
ma ti prego ancora per tutti coloro che seguono i programmi televisivi, per quanti hanno a cuore l'opera di Dio, per quanti vogliono realizzare ancora questa fede vera, autentica. Padre, benedicili in questo istante, nelle loro case, ovunque essi si trovano. Ancora benedici le autorità. Padre, benedici le autorità finché possono governare, secondo come è scritta la tua parola, possono governare nella maniera giusta ancora queste nostre zone così difficili. Grazie Padre, che altro ti diremo, che altro ti dirò in questo momento? Aggiungi tu quello che non ti so dire. Io ti rendo lode, onore e ringraziamento nell'unico nome glorioso e meraviglioso, quello di Gesù Cristo il Signore, il benedetto in eterno. A colui che sento di grazie perché gli ci ha dato Gesù Cristo il suo figliuolo, di grazie con tutto il cuore, di grazie a colui che sento di grazie perché gli ci ha dato Gesù Cristo il suo figliuolo. Ed ora sono forte, povero Duca, sono ricco a cagione di quello che il Signore ha fatto per noi. Ed ora il debole Duca, sono forte, povero Duca, sono ricco a cagione di quello che il Signore ha fatto. Thank you.